Giulia Sarti, parlamentare Movimento 5 Stelle, componente Commissione Giustizia della Camera. Anna Ascani, parlamentare Partito Democratico, componente della Commissione Cultura e Istruzione della Camera. La riforma supera il bicameralismo perfetto? No, il Senato rimane e sarà composto da consiglieri regionali e sindaci che saranno obbligati a lavorare nelle nuove commissioni del Senato. Quindi, e quando faranno i sindaci e i consiglieri regionali? Avremo sostanzialmente dei nuovi senatori part-time, che saranno anche eletti in momenti diversi, perché purtroppo le elezioni non ci sono nello stesso momento nelle regioni e nei comuni. Quindi ci sarà una staffetta dei senatori. In più saranno dotati dell'immunità parlamentare per arrestarli o intercettarli. Ci sarà bisogno dell'autorizzazione del nuovo Senato. Inoltre i costi del Senato rimangono, questo perché i rimborsi continueranno ad essere dati e pagheranno i cittadini. Il bicameralismo che abbiamo oggi è tutto tranne che perfetto. Si chiama bicameralismo paritario perché c'è un ping pong tra le due Camere ogni volta che si deve approvare la legge. Questo non esiste nel resto d'Europa e non esiste perché questo sistema è complesso e costoso. Abbiamo un numero di parlamentari superiore a tutti gli altri paesi europei. Quindi noi vogliamo riformare questo nostro sistema istituzionale eliminando i senatori, trasformando il Senato in una Camera delle Autonomie e quindi riducendo i costi e rendendo questo nostro paese semplicemente un po' più normale, in modo che per i cittadini sia più semplice avere a che fare con uno Stato che dà loro risposte. Il Senato diventa davvero la Camera delle Autonomie? No, perché i nuovi senatori non risponderanno alla propria regione o al proprio comune, ma ai partiti di appartenenza. Questo perché saranno nominati dagli stessi partiti e non eletti dai cittadini. Purtroppo questa che chiamano riforma e che in realtà è un delirio di onnipotenza del governo Renzi mette il potere nelle mani di pochi. Il governo potrà, attraverso la clausola di supremazia prevista dall'articolo 117, togliere potere alle regioni e decidere di costruire un'opera strategica, ad esempio una discarica, in un territorio contro il volere del territorio stesso. Questo significa cittadini zittiti, regioni e comuni che non potranno più opporsi alle decisioni del governo. Sì. Il Senato diventa il luogo dove consiglieri regionali e sindaci finalmente possono prendere le decisioni che riguardano i loro territori. Quante volte un sindaco è andato a Roma per parlare con qualcuno in un ufficio periferico di un ministero? Ecco, ora quelle decisioni che riguardano i territori il Senato le prende direttamente, quindi i territori le prendono direttamente. Con questa nuova riforma le regioni virtuose avranno diritto di esprimersi direttamente su alcune questioni che le riguardano, come fossero regioni a statuto speciale. Questo perché alcune regioni hanno speso troppo e noi vogliamo che spendano meno e toglieremo loro quelle competenze che le hanno prese invece troppo costose. Quelle che invece sono virtuose però meritano particolare attenzione e quindi meritano di poter avere di più dallo Stato. Insomma, una Camera delle Autonomie in cui le autonomie contano davvero. Il percorso legislativo si semplifica. No, avremo dagli 8 ai 13 procedimenti legislativi diversi e in caso di conflitti per l'attribuzione di materie, quando i due presidenti di Camera e Senato non sapranno chi dovrà legiferare su una determinata materia proprio perché l'articolo 70 è stato scritto male, tireranno una monetina? La verità è che ci sarà un paese fondato sulle cause e conflitti di fronte alla Corte Costituzionale e quindi avremo un paese, se passa questa riforma, fondato sull'immobilismo. Il problema in questo paese non sono la velocità delle leggi, ma dovremmo avere meno leggi e scritte meglio. Per togliere diritti ai cittadini le leggi si fanno sempre veloce, invece tutto dipende dalla volontà politica. Sì, si semplifica. Per un parlamentare sarà finalmente possibile vedere approvare una legge nel corso di un tempo ragionevole. Oggi un parlamentare presenta una legge e ci vogliono 3 anni almeno perché arrivi fino in fondo. Non è giusto. Questa nostra Repubblica è una Repubblica parlamentare. Noi dobbiamo rendere conto di quello che facciamo ogni giorno in Parlamento, ma gli strumenti devono essere consoni. Quindi non ha senso che la Camera e il Senato facciano lo stesso mestiere. Non esiste in nessun altro paese d'Europa. Ha senso invece che i parlamentari siano responsabili di quello che fanno. Quindi prendersi la responsabilità delle proprie azioni in Parlamento, ma avere anche gli strumenti che ti consentano di fare bene il tuo mestiere. La riforma rafforza la parità di genere? No, perché in Italia in realtà non servono delle quote per le donne in politica, ma servono piuttosto politiche per le donne che vogliono fare politica.
Pensiamo riforme che dovrebbero servire per tutelare le donne imprenditrici, per diciamo dare più possibilità nell'accesso agli asili nido, per dare assistenza sanitaria, per aiutare tutte quelle lavoratrici precarie. Ecco, tutto questo ovviamente in questo disegno di legge non c'è. Abbiamo stravolto, hanno stravolto 47 articoli della Costituzione e vogliono relegare le donne ad una quota? Le donne sono ben altro. Sì. In due articoli di quelli riformati inseriamo finalmente la formula dell'equilibrio tra donne e uomini nelle istituzioni. Non si tratta di quote, si tratta del fatto che le donne portano nelle istituzioni una sensibilità particolare. Non a caso, in questo che è il Parlamento più rosa della storia, si stanno facendo leggi importanti, come ad esempio quella sul dopo di noi, quella sui minori non accompagnati. Questo significa dare più possibilità alle donne di partecipare. Per questo la nuova Costituzione introduce l'idea della parità di genere, non quote, ma competenze e sensibilità.